Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di The Big Bang Theory, non solamente perché è una delle mie serie preferite, ma anche perché questa cosa dei pop, Funko, cara Funko, ci sta sfuggendo di mano. Come sapete, recentemente ho acquistato finalmente Bernadette, che era l'unico pezzo che mi mancava per quanto riguarda la primissima serie di The Big Bang Theory, ovvero questa che voi adesso vedete malissimo perché da lontano ci sono i riflessi, c'è il protector, ma questo oltretutto è lo Sheldon esclusiva San Diego Comic Con 2012, quindi un pezzo bello importante. Lui è un ottimo rappresentante della prima serie perché sapete che ormai è uscita da un sacco di tempo e sono tutti praticamente vaulted, ovvero fuori produzione. Io ho avuto la fortuna di cominciare a collezionare proprio quando i pop di Big Bang Theory stavano uscendo, perché ricordo perfettamente di aver prenotato Sheldon in un negozio e di averlo aspettato per tipo 2 mesi, quindi parecchi pezzi li ho presi appena usciti pagandoli come un pop normale. Successivamente ho acquistato gente mancante tipo Penny, che l'avevo trovata a un prezzo abbastanza buono, ma comunque mi mancava Bernadette. Nel frattempo ovviamente la Funko non è che è stata con le mani in mano, o meglio sì, perché è stata con le mani in mano per un sacco di tempo, ma in occasione della 12ª ed ultima stagione di The Big Bang Theory ha fatto uscire tutta la serie completa di pop nuovi, aggiungendo anche Stuart. E da una parte questa cosa ha perfettamente senso, perché se c'è una cosa di cui ci siamo sempre lamentati della vecchia serie è proprio che, per il fatto che avessero un design molto datato che la Funko ormai non utilizza più, erano ok iconici ma comunque carenti dal punto di vista non tanto della somiglianza quanto del design, quello innegabile. Comunque non vi preoccupate, perché tra poco vi lascio la parte di video dove vi faccio il confronto di un pezzo vecchio con il pezzo nuovo, tutto nella stessa inquadratura senza Mac e blattero, quindi tra poco ve li mostro tutti insieme. Stavamo dicendo comunque che è uscita pochissimo tempo fa la nuova Wave, quindi ovviamente una collezionista come me, che ha ormai tutti i pezzi vecchi perché nel frattempo avevo recuperato The Big Bang Theory serie prima, ovviamente si è adoperata per prendere tutti i Big Bang Theory nuovi, tutti, cioè tipo tutti. E quindi sono arrivata a quel momento di pace dei sensi di poter dire: finalmente li ho tutti. Finalmente li ho tutti. Ecco, ricordatevi di non dirlo mai ad alta voce, non lo dite mai ad alta voce, perché la Funko vi sente e poi succede questo. Cosa dobbiamo dire? Se non che un po' mi viene da piangere. Diciamo che per una volta, forse la primissima, ma in realtà è una cosa che la Funko non fa così comunemente, per un Comic Con, in questo caso il San Diego Comic Con che si svolgerà in questi giorni, uscirà un'intera wave di personaggi in esclusiva. Sapete che solitamente la Funko ciccia fuori 1 o 2 personaggi in edizione super speciale, variant, tutto quello che vi pare, per i Comic Con, che sia l'Emerald City Comic Con, che sia il San Diego, che sia il New York Comic Con. Quindi siamo un po' abituati magari ad avere quel buchino nella collezione di quell'esclusiva Comic Con che ci manca, ma qui stiamo parlando di un'intera serie, perché sono tutti e 5. Ora, per i nostri amici americani poco cambia, perché in questo caso sono distribuiti da Walmart e infatti il mio Instagram pullula di americani che hanno già fatto il loro giretto da Walmart o altro negozio, si sono presi a 15 onestissimi dollari la loro esclusiva con il bollino Summer Convention e tutti felici se li sono portati a casa. Per noi invece europei purtroppo il discorso è molto più complicato, perché essendo distribuito da Walmart chiaramente risulta di più difficile reperimento per noi, perché bisogna vedere se arriveranno, dove arriveranno, parlo di posti tipo il GameStop, tipo altre cose, altri negozi. Non è detto, direi che lo impareremo
o meglio, lo scopriremo, scusate, gap regionale, prossimamente su questi canali. Io ovviamente, se saprò qualcosa, vi aggiornerò e vi consiglio di seguirmi su Instagram perché metto sempre tutte le news, soprattutto nelle storie, quindi antenne puntate e se so qualcosa vi informo subito. Quindi niente, non posso più dire di averli finalmente completati tutti, vedremo cosa riuscirò a prendere di questa wave che chiaramente vorrei per intero. Dita incrociate, non vorrei spenderci un altro rene sopra, quindi rimanete sintonizzati, vi farò sapere, vedremo come andrà a finire. In ogni caso vi lascio adesso alla parte del video in cui vi faccio vedere il pezzo della serie vecchia confrontato con la controparte nuova e noi ci vediamo alla fine. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere se voi avete dei pop di The Big Bang Theory, più che altro della serie vecchia. Sono curiosa di sapere se c'è qualcun altro che ha i pezzi ormai datatissimi. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!